C'est bon? Bien, nous pouvons y aller. Buonasera a tutti, penso che tutto sia stato sistemato. E sono ovviamente molto molto felice di accogliervi questa sera a Palazzo Farnese, così numerosi, e grazie della vostra pazienza. Molto felice di essere qui per riprendere il nostro filo dei dialoghi farnesi. E questo proprio all'indomani della visita del Presidente Macron a Roma, che ha incontrato il Presidente Mattarella e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e che hanno tracciato un percorso di rilancio e di sviluppo della relazione bilaterale con una prospettiva europea. È stata veramente una discussione molto densa, dove veramente c'era tanta convergenza e veramente anche un impegno su tutti i grandi problemi che dobbiamo affrontare nei nostri paesi e in Europa. E proprio questi dialoghi farnesi fanno parte di questa storia e di questo impegno. Tre tematiche sono state affrontate negli ultimi 2 anni: il clima, l'Europa e il patrimonio. E questo autunno abbiamo un appuntamento con la storia, con la grande S. Il 50° anniversario della morte di Leonardo, inaugurato lo scorso 2 maggio dai presidenti Mattarella e Macron ad Amboise, ha proprio dato l'impulso a tutta una serie di commemorazioni in Italia, ovviamente, ma anche in Francia. E noi vogliamo partecipare a queste commemorazioni, e quindi vorrei annunciare che fra 10 giorni, il 30 di settembre, si aprirà a Palazzo Farnese un ciclo importante di cui vi è stato distribuito questo programma, che si svolgerà in 10 città, e l'Istituto Francese in Italia, quindi, che organizza questo ciclo e che si chiama Mondo Macchina e Mondo Vivente, che si fa in collaborazione con le università, i centri di ricerca, i festival e le istituzioni più importanti d'Italia. Saranno quindi in totale più di 30 incontri in 10 città italiane, rendendo omaggio a Leonardo, ingegnere, fonte di ispirazione ancora oggi per il mondo della scienza e della tecnologia, perché lui è stato proprio precursore per le sue ricerche bioispirate, e quindi siamo proprio grazie a lui al cuore di quello che è, lo sappiamo, un elemento fondamentale del nostro futuro, che sarà un elemento fondamentale del nostro futuro, quello dell'ibridazione tra mondo macchina e mondo vivente. E in secondo luogo, in collaborazione con l'École Française de Rome, e sapete che condividiamo questo meraviglioso palazzo con l'École Française de Rome, abbiamo concepito, e sono molto lieto di salutare per la prima volta in un evento pubblico Brigitte Marin, la nuova direttrice dell'École Française de Rome, quindi lo salutiamo. E vorrei ovviamente rendere omaggio a Catherine Virlouvet, che ha appena lasciato, e so che ci sarà una grande continuità tra le due direttrici. Continuità basata sull'amicizia. E con l'École Française de Rome, quindi, abbiamo concepito questa serata sull'insegnamento della storia tra Francia e Italia, per dare un eco al più grande festival di storia d'Europa, le Rendez-vous de l'Histoire de Blois, grande città reale
del Val della Loira, Val della Loira, dove Leonardo ha vissuto i suoi ultimi anni. E quest'anno questi rendezvous dell'histoire sono proprio dedicati all'Italia. E per 10 giorni 45.000 appassionati di storia parteciperanno a più di 600 eventi intorno all'Italia e al suo contributo alla storia mondiale. E quindi, scegliendo l'Italia, il comitato scientifico del Festival di Blois ha voluto sottolineare la relazione forte che esiste tra i nostri due paesi e soprattutto il dinamismo del dialogo culturale che è stata proprio ribadita, questa vivacità tra i nostri presidenti della Repubblica col presidente del Consiglio. E per accompagnare le rendezvous de l'histoire, qui in Italia abbiamo chiesto a 3 storici francesi e italiani di ripercorrere le grandi evoluzioni della trasmissione storica in entrambi i paesi. E con loro quindi rifletteremo sul legame tra ricerca, pedagogia e divulgazione e più in generale sulla nostra ambizione per l'educazione e sulla nostra capacità di trasmettere una cultura europea. In breve, ci chiederemo insieme ciò che la tradizione umanistica in Europa ha ancora da dire al mondo di oggi ed in particolare alla sua gioventù. E ieri sera, accompagnando il presidente Macron all'aeroporto, tornare dopo che abbia fatto un giro nelle strade di Roma, dopo l'incontro che notte fonda, come si dice, quindi è partito molto tardi. Mi ha parlato proprio di questo tema, proprio di questo tema, e so che è un tema che parla molto a voi tutti qui, tra cui ci sono tantissimi professori di storia. E a questo punto vorrei salutare un'iniziativa dell'Università Roma III, il cui rettore ci fa l'amicizia, Luca Pietro Marchi, di essere con noi questa sera con tutti i suoi direttori, quindi abbiamo una rappresentanza veramente fantastica di Roma 3 questa sera, perché ha voluto dare una risposta a questo appello. Vi ricordate di questo appello durante questa estate nella Repubblica, che era stato firmato da Andrea Giardina, Liliana Segre e Andrea Camilleri, che è mancato. E quindi questo evento, questo seminario, cioè, adesso è veramente proprio una risposta a questo appello per ridare dignità alla materia storica nelle università e nelle scuole. E vorrei precisare che proprio oggi, su iniziativa dell'USR di Roma e dell'Institut Français d'Italia, il Liceo Virgilio di Roma ha accolto professori e insegnanti ESABAC per parlare dell'approccio della storia nei manuali francesi ed italiani e sentire una conferenza di uno dei 3 relatori di stasera, Stéphane Vandamme. E quindi saluto di nuovo tutti gli insegnanti di storia presenti. E quindi sarà proprio Stéphane Vandamme, storico delle scienze, specialista dei legami tra scienza, natura e metropoli, professore presso l'Istituto Universitario Europeo di Firenze, ad articolare lo scambio tra i 2 ospiti che ci fanno l'onore di partecipare a questa serata, Gilles Pécoux e Andrea Zorzi. Andrea Zorzi è storico del Medioevo, è molto noto a tutti, quindi non ha bisogno di fare le presentazioni, è direttore del Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo dell'Università di Firenze. Gilles Pécoux, è storico dell'Italia dell'Ottocento, ma anche rector della Région Académique Île-de-France, rector dell'Académie de Paris, chancelier des Universités de Paris. Ha anche lanciato quest'anno, in queste qualità, un anno accademico italo-francese, e la presidente del Senato era presente a questo lancio alla Sorbonne. E anche, last but not least, è uno dei saggi del Trattato del Quirinale, quel grande trattato di amicizia tra Italia e Francia, che è stato
rimesso all'ordine del giorno durante gli incontri di ieri. Quindi non ci sono persone, professori più autorevoli per raccontarci l'attualità della ricerca storica e tutte le dinamiche in gioco. E quindi vorrei veramente ringraziare molto i nostri ospiti, vorrei ringraziare molto voi per la vostra presenza e la vostra pazienza, e adesso passo la parola a Brigitte Marin, e devo dire che sono molto impressionato, emozionato, perché sarà la prima espressione pubblica di Brigitte Marin come nuova direttrice dell'École Française de Rome. Brigitte, prego. Merci. Buonasera a tutti, e veramente sono felicissima di avere questa opportunità di salutarvi tutti, perché l'avete capito, è stato ricordato, sono i miei primissimi giorni qui a Roma, al Palazzo, alla direzione dell'École Française. E quindi sono molto felice di poter dire due parole all'occasione dell'apertura di questo incontro. Un incontro tra i vari che illustra i legami molto forti tra l'École Française e l'ambasciata, l'École Française e l'Institut Français d'Italie. Les rendez-vous de l'histoire de Blois, fondati nel lontano 1998 da Jacques Lang, che tra loro il sindaco di Blois, arrivano alla loro 22, l'anno 22, l'edizione 22, e devo dire che sono diventati un evento culturale nazionale veramente straordinario, perché non credo che all'inizio, quando è stato fondato, si pensava di poter radunare a Blois intorno ai storici una folla così densa, così interessata, di migliaia di persone. 45.000 festivalieri sono aspettati quest'anno, sempre di più, ogni anno è ancora un evento più popolare, più impressionante, e che troveranno quindi a Blois una quantità, 600 conferenze, dibattiti, 60 proiezioni di film, teatro, spettacoli, stand di pubblicazioni, insomma veramente di che soddisfare la loro curiosità. Questo mi sembra molto importante sottolineare, perché significa che c'è un bisogno di storia della società, perché se no tutta questa gente non verrebbe in questo luogo. Un bisogno di storia, un grande interesse del pubblico per queste indagini sul passato, che vengono a dare delle chiavi di lettura del nostro presente, che permettono di comprendere la costruzione delle memorie storiche che sono al cuore delle nostre identità culturali e sociali. Rappresenta pure per gli insegnanti un momento molto importante di formazione continua, e questo è anche una cosa di grande pregio di questo festival. In una parola, mette la storia, i storici e le storiche, al cuore della città, della città intesa nella comunità, nella società. Allora, quest'anno, l'abbiamo detto, è l'Italia la tematica di questo incontro. Anche lì bisogna dire che è una scelta eccezionale, se si vuole considerare che non è mai successo che un paese, una nazione, sia presa come la tematica centrale di questo incontro. Bisogna risalire, credo, al 2003 per trovare non un paese, ma un continente, l'Africa, come tematica. Allora, che senso ha per uno storico questa scelta? Ovviamente non si tratta di pensare che un ripiegamento su una storiografia nazionale. Tutto il contrario, è un momento per illustrare il ruolo che ha avuto l'Italia nella sua grande diversità nel corso del tempo, nella storia dell'Europa,
nella storia del Mediterraneo e nella storia mondiale. Un'Italia che è un laboratorio, che è stato per secoli un laboratorio di saperi, di idee, di concetti, ma anche di produzioni, anche materiale. Pensiamo alla pizza, come si è esportata mondialmente. Quindi delle produzioni veramente di tutti i tipi che si sono largamente esportate, diffuse al di là delle sue frontiere. Un'Italia anche molto, come sapete, esportatrice di uomini e di donne e incrocio di culture. Da molto tempo l'École Française di Roma, nei suoi programmi di ricerca, si è fatta anche la promotrice di queste prospettive di storia nazionale intesa in una prospettiva globale, un racconto nazionale che viene inserito in questo ambiente, in questo contesto molto più ampio. E ne voglio solo citare il fatto che nella fine del 2017 è stato presentato proprio all'Italia, al contempo, l'opera Histoire mondiale de la France e la storia mondiale dell'Italia. Allora, ovviamente l'École Française non poteva non essere molto implicata in questa edizione dei Rendezvous de Blois. Lo è in modo molto diretto, perché ci troverete a Blois una presentazione delle sue pubblicazioni, anche una tavola rotonda cosiddetta carte blanche sulla tematica des Italie, des Italiens, une mosaïque de peuple de l'Antiquité à nos jours, Italie, italiani, un mosaico di popoli. Si tratta di ricordare che l'Italia non fu sempre una nazione compatta, è sempre stato un territorio di diversità, diversità etnica, religiosa, linguistica e culturale. E quindi questo approccio sul tempo lungo, dei popoli preromani fino alle autonomie linguistiche odierne, è una specificità forte delle ricerche che sono fatte all'École Française, delle sue attività scientifiche che sono anche organizzate in tre sessioni, tre dipartimenti per la storia antica, la storia medievale e la storia moderna e contemporanea, quindi su questo lungo percorso storico. Questo approccio sul tempo lungo caratterizza quindi molto questi approcci. Troveremo anche una forte presenza a Blois dall'école perché numerosi di studiosi che hanno frequentato l'école più o meno a lungo si trovano nel suo comitato scientifico, per non citare la Catherine Virlouvet che è qui davanti a me, ma anche nei diversi contributori alle tavole rotonde e altre manifestazioni troveremo dei borsisti dell'école, dei membri, dei dottorandi, chi insomma è passato a Piazza Navona o al Palazzo Farnese nell'ambito delle numerose manifestazioni scientifiche che l'école organizza ogni anno e di cui alcuni si fanno, e ne sono molto felice, in partenariato con l'ambasciata e l'IFI per un'apertura più larga al pubblico. Tra l'altro devo dire che anche Gilles Pécou, noi ci siamo incontrati proprio all'École Française di Roma, eravamo molto più giovani ovviamente, ma e si è formato come me in questo ambito. Quindi a Blois molte delle tematiche faranno eco a quelle che sono studiate magari in modo più erudito, più approfondito all'école, nel quadro dei suoi 32 programmi di ricerca e con diversi partner romani, italiani, francesi e delle altre nazioni europee o al di là. Vorrei finire con un paio di parole anche sull'insegnamento, perché l'insegnamento, parliamo spesso dell'École Française come una struttura di ricerca, ma anche una struttura di formazione alla ricerca, formazione attraverso l'esercizio della ricerca. La formazione dei giovani studiosi è una missione veramente essenziale dell'École Française di Roma, che si chiama École appunto, che certe volte ovviamente crea un po' di confusione perché si pensa a
le scuole piccole, ma credo che illustra bene questa missione di formazione dell'istituzione. Accoglie 18 postdottorandi per un tempo abbastanza lungo, ogni anno 150 borsisti, dottorandi anche, e organizza anche delle sessioni di formazione dottorale, des ateliers d'études doctoraux molto numerosi, e che fanno sì che molti studenti delle università francese e europee vengano per seguire queste formazioni intensive su alcune tematiche. Anche all'interno del suo laboratorio di archeologia si fanno delle formazioni per i giovani. L'anno scorso credo si è aperta anche l'école nella sua missione di formazione ai studenti di laurea magistrale, quindi veramente c'è sempre un allargamento molto importante. Crediamo che la formazione reciproca tra appunto docenti italiani e docenti francesi che vengono sia una fonte di ricchezza, di arricchimento molto forte, perché lo sappiamo, ogni nazione ha la sua tradizione di formazione, la sua tradizione intellettuale, ed è un arricchimento molto importante di agire a favore della mobilità dei studenti e della condivisione di sapere come funziona anche l'università, il sistema di insegnamento altrove, quali ne sono le tradizioni e le modalità di insegnamento. Ricordo anche, sempre in questo orientamento, i membri dell'école propongono anche delle lezioni nel quadro delle formazioni ESABAC, che consentono quindi questo diploma simultaneo o baccalaureat in Francia, esame di Stato italiano. Infine, la ricerca, che è il cuore del nostro mestiere all'école, ha un ruolo molto importante, perché è quello che alimenta, che nutrisce i contenuti dei programmi di insegnamento di domani. Nel senso che la storia è una materia viva, si rinnova continuamente con delle nuove ricerche, nuove scoperte, nuove metodologie, e tutte queste novità devono trovare il loro posto all'interno dei manuali di insegnamento e dell'insegnamento stesso, che deve trovare il modo di poter appropriarsi di tutte queste nuove ricerche. Quindi credo che l'école può essere e sarà ancora un luogo per diffondere verso un pubblico molto ampio questi saperi storici che ci sono così cari. E lascio la parola, vi ringrazio dell'attenzione, lascio la parola ai nostri contributori del giorno. Grazie. Facciamo intanto un piccolo annuncio di servizio. Il signor Pier Vincenzo Rosiello è atteso in portineria. Pier Vincenzo Rosiello, atteso in portineria. Grazie. Buonasera a tutti. Vorrei prima di tutto ringraziare Monsieur l'Ambassadeur e Brigitte Marin per l'introduzione. Il rendezvous de Blois offre l'opportunità di tornare a riflettere sui problemi attuali dell'insegnamento e della ricerca storica nei nostri due paesi. Allora, per fare questo siamo lieti di accogliere due professori, due illustri storici. Allora, non vado a ricominciare l'introduzione.
ma si potrebbe cominciare a interrogarsi sull'importanza e la rilevanza di questo dibattito. Ci siamo lontano dai precedenti dibattiti degli anni 90 sulla la crisi della storia, e mi sembra che il contesto attuale, in particolare la crisi europea e la crisi ambientale, mobilitino storici e anche cittadini europei a formulare un bisogno di storia, un bisogno nuovo di storia, o un bisogno di storia nuova. Allora, possiamo iniziare per vedere le rapporti tra l'istruzione superiore e la ricerca e l'istruzione secondaria, relazioni con la trasmissione o la distinzione fra le due. Professore Pecù. Merci, grazie infinite. Anch'io vorrei ringraziare Monsieur Ambassadeur per il suo invito, per le sue parole di accoglienza, ringraziare Madame la Directrice dell'École de Rome per il suo cordiale saluto, ringraziare Madame la Directrice Honoraire dell'École de Rome che, lo so bene, partecipò anche all'organizzazione, come tra l'altro disse l'ambasciatore. E ringraziare Stéphane, professor Van Damme, per permetterci di avere questa conversazione col collega e amico Zorzi. Quindi io, per dire due parole liminari, come avevamo detto, vorrei, senza entrare ancora nel merito, vorrei forse incorniciare la mia posizione rispetto al dibattito su storia, ricerca, insegnamento della storia. Incorniciare questa posizione di un professore accademico di storia francese, di storia, esperto di storia italiana e mediterranea, ma soprattutto in quanto professore francese, io userei questa parola francese di enseignant-chercheur. La parola di enseignant-chercheur, un composto che intanto è anche inutile averlo per esserlo, perché siamo tutti enseignant-chercheur, però in Francia la parola di enseignant-chercheur fece il suo ingresso nel lessico legale, anche sindacale, in un modo abbastanza recente, nel 1984, con la legge Savary, ministro del governo sotto il presidente Mitterrand. E questa parola di enseignant-chercheur ci porta proprio a insistere su il centro del nostro dibattito, anche se, lo ridico, non so se voi usate il composto, la parola composta, ma so bene che il nesso tra insegnamento e ricerca è un nesso importante in Italia. Quindi torniamo alla Francia. A me questo mi permette, per introdurre, di insistere e enfatizzare il nesso tra certo ricerca e insegnamento, ma soprattutto la duplice missione di formazione degli storici, ma non solo gli storici, però dagli storici. Duplice missione di formazione, perché abbiamo come enseignant prima missione rispetto a un pubblico circoscritto, gli studenti che fanno della storia, quindi una missione di professionalizzazione. Però soprattutto per gli storici questa missione di professionalizzazione non basta, è una missione più larga. Una missione, lo sappiamo bene, è anche banale, pedestre di dirlo, una missione di formazione dei cittadini, anche se il nesso tra formazione dei cittadini, professionalizzazione e specializzazione va indagato in un modo più serio.
Ma questo ci rinvia a una vera tradizione di presentazione della professione. In Francia è più che banale, e mi rifaccio al libro di Antoine Pro, 12 leçons pour l'histoire. Antoine Pro dice, scrive, grande storico della Sorbona, maestro di storia sociale, eccetera, esperto di storia dell'insegnamento, lui dice e ridice sempre che si deve saper insegnare ai giovani studenti storici, ma pur essendo professionali si deve saper insegnare ai cittadini. E precedentemente elementare scolastico. E qui è vero che anche questo non l'abbiamo scoperto questi recenti anni. Direi anche che il nesso tra ricerca e insegnamento scolastico fu al cuore, alla fine dell'Ottocento, della formazione della disciplina nel suo rapporto alla politica, solo che questo nesso era molto spesso informato sul verso della propaganda o della storia politicizzata. Adesso noi come poniamo questo nesso? Come poniamo questa relazione tra ricerca, circolazione dei contenuti, dei saperi e insegnamento elementare o didattica? Prima di tutto, se prendo l'esempio francese, lo poniamo attraverso l'impegno di certi grandi storici. Gli storici sono grandi, ma certi famosi storici nell'elaborazione dei programmi. Non so se questo sia da paragonare a una situazione italiana. Conosco bene l'Italia, ma non ho questo in mente. Ma ricordiamo che alla fine degli anni 70 e negli anni 80, chi era il direttore della commissione dei programmi di storia? Jacques Le Goff. No, storico che tu. Dunque, Jacques Le Goff ha fatto questo. Chi dopo si è interessato alle commissioni dei programmi scolastici? Philippe Joutard, a ex Marseille, Philippe Joutard, tanti. Fèvre, anche lui, Anchelli, non fece parte della commissione, ma si interessò molto alla questione della didattica, dei programmi, e Fernand Braudel fece anche delle lezioni, dei manuali, su questo forse torniamo dopo, ma dicevo, in un modo anche amministrativo quasi, questi professori, e Jacques Le Goff era prima di tutto uno studioso, era un professore, certo, ma non era l'immagine del professore di Sorbonne, perché era l'École des hautes études en sciences sociales, però si interessava molto e presidente della commissione dei programmi. Dunque, questo è un primo elemento, coinvolgimento degli studiosi nella scrittura dei programmi. E il secondo modo che abbiamo noi di scorgere adesso il nesso tra ricerca e insegnamento scolastico sarebbe, come dire, l'individuazione dei vettori di trasmissione di questi contenuti. Tutto quello che chiamiamo adesso, di un'espressione che certo non è una bella espressione, ma il mercato della storia, quindi le riviste, faccio riferimento all'ultimo piccolo convegno di Società e Storia a Verona sul mercato della storia nel 2018, ma soprattutto a questo punto penso ai grandi festival di storia. Ecco, un mercato positivo della storia nel senso più positivo, come dicevo, i grandi festival della storia, cominciando, scusate, dai rendezvous de l'histoire, che sono stati già evocati, 45.000 visite aspettate quest'anno. Questa cifra mi parla molto perché so che in Francia ci sono esattamente 45.000 insegnanti di storia nelle scuole medie, quindi ci vanno tutti. E noi come facciamo i rettori a avere i professori? Ma insomma, 45.000 è molto. Quindi i vettori di trasmissione, penso anche agli esempi italiani, certo non sono festival massif, ma importanti, Gorizia e poi il Festival Storia di Torino, che era stato lanciato 10 anni fa, che mostrano che c'è un vero interesse a queste cose.
Quindi questa era la mia seconda osservazione. Un enseignant-chercheur si occupa di formazione nel duplice senso, un enseignant-chercheur si interessa alla circolazione dei saperi. E questo mi porta all'ultima osservazione liminare che faccio da recteur. Il recteur in Francia è una specie di apax, perché non è il presidente dell'università, le università sono autonome, hanno i loro presidenti. Il recteur, pur essendo universitario, accademico, e pur occupandosi delle università, ha anche la missione di guardare all'insieme della catena dell'insegnamento in un territorio, fin dalle medie all'università. E quindi a me compete, per esempio, anche se non ho mai insegnato nei licei, a me compete vedere come i programmi saranno messi, insomma, usati, come saranno visti, interpretati nei licei, nelle scuole, con i nostri corpi di ispettori. E so che in questo pubblico ci sono molti professori, forse ispettori, che da rettore, da rector, saluto ben volentieri. Quindi, e cosa posso trarre di questa esperienza adesso in relazione al nostro proposito? L'insegnamento della storia. Prima di tutto, ridire, come avete detto tutti, la centralità delle problematiche legate alla storia nella didattica francese. Ma non solo nella didattica francese, direi che c'è un'angoscia sociale di fronte alla storia. Brigitte o Bacciatore hanno parlato anche della demande sociale di storia. Faccio un unico esempio, c'è una mediatizzazione di tutto quello che riguarda l'insegnamento della storia, poi dopo ci chiediamo, sappiamo un po', ma come si svolge la situazione in Italia, ma io ricordo di aver riletto un piccolo articolo del 1979 di un giornalista storico franco-belga, Alain Decaux. Molti francesi se lo ricorderanno, un uomo di media, un giornalista francese, franco-belga, quindi. E Alain Decaux scrisse nel Figaro Magazine nel 1979: attention, attention, on n'enseigne plus l'histoire à vos enfants. Attenti, non si insegna più la storia ai vostri figli. 1979. Angoscia non solo del modo di insegnare la storia, ma della perdita di contenuti. È sempre questa l'antinomia, cioè parliamo di competenze, ma c'è l'angoscia sociale della perdita di contenuti che ha da vedere con l'angoscia della perdita di identità. Su questo torneremo senz'altro fra poco. Seconda osservazione legata a questo, che vedo anche in quanto rector, l'aspetto molto polemico, molto pubblico e politico, non solo sociale ma politico, di qualsiasi riforma che potesse riguardare i programmi di storia. Questo lo sappiamo bene noi francesi, e so che è un po' la stessa cosa in Italia. Degli esempi ne abbiamo tantissimi, gli ultimi sono la riforma delle medie, dei collège nel 2015, dei programmi di storia, veramente una bufera mediatica su la scomparsa di Giovanna d'Arco o su delle tematiche legate ai personaggi o al modo, ai programmi di storia. E su questo dobbiamo riflettere, perché non è solo una politicizzazione del dibattito, anche da vedere con la nostra visione della storia patrimoniale, e legate anche ai luoghi della memoria, forse. E terza piccola osservazione da rector rispetto a quello che si insegna nelle scuole, nei licei e nelle università, il fatto che sempre di più il ruolo del professore di storia supera, oltrepassa la propria disciplina. C'è un investimento, c'è, come dire, la volontà
di dare un compito che va al di là del compito disciplinare. In Francia c'è un esempio tecnico molto semplice. Abbiamo creato una disciplina che si chiama Enseignement moral et civique. Tre anni fa, o quattro anni fa, Enseignement moral et civique, normalmente tutti i professori lo possono o lo devono insegnare. Professori di filosofia, pensate un po', insegnamento morale. No, chi insegna Enseignement moral et civique, EMC? I professori di storia e di geografia. I professori di storia e di geografia. Quasi dappertutto, forse ci saranno qui esempi che dicono il contrario, ma nella didattica questo vuol dire che c'è un investissement superiore a quello disciplinare nella richiesta a un professore di storia, e questo ci rimanda a quello che mi permettevo di dire all'inizio, nel codice genetico del professore di storia, che sia universitario, che sia professore di medio o di liceo, c'è la missione di doppia formazione, sempre la missione di doppia formazione, specializzazione estrema con i documenti, con l'erudizione e tutto questo, e poi necessità di formazione degli altri. E gli altri, sappiamo bene, siamo noi. Allora Andrea Sforza, come vede la situazione in Italia? E c'è la stessa cultura comune? Innanzitutto voglio ringraziare anch'io molto per l'invito l'ambasciatore in questo splendido palazzo e la scuola francese nella figura delle due direttrici che sono qui presenti e che ci onorano insieme a tutti gli altri numerosi qui convenuti. Io mi riconosco, naturalmente non ripeto molte delle cose in cui proprio la vicinanza tra la cultura storica francese e quella italiana si esprime. Voglio sottolineare un elemento che sta emergendo in questi anni nell'università italiana, dove accanto alla missione tradizionale della didattica e accanto alla missione tradizionale della ricerca c'è un investimento crescente su quello che noi chiamiamo la terza missione. La terza missione sostanzialmente non è una bella espressione, bisogna dire, non è una felice espressione, è un po' gergale, ma significa in larga misura quello che il collega ha già espresso, cioè l'insegnante ricercatore deve avere la missione, non soltanto nelle discipline umanistiche e storiche, ma in senso più generale, di divulgarla, di rendere il cittadino partecipe costantemente di un'educazione permanente. Questo è proprio uno degli elementi che immagino i colleghi abbiano ben presente, che vengono proprio in questi anni sottolineati fortemente nel futuro immediato di quelle che sono le nostre discipline. Pertanto, occasioni come quella di Blois o quelle richiamate di Gorizia, di Torino, penso anche al Festival del Medioevo di Gubbio che si è avviato qualche anno fa, testimoniano proprio la necessità di una terza missione da parte degli storici, perché in larga misura a partecipare a queste occasioni come relatori sono gli storici di professione, quelli che legano la propria attività di ricerca con una didattica con i propri studenti. E questo elemento possiamo dire che anche l'occasione di oggi è un'occasione importante di terza missione in un contesto istituzionale prestigioso e di relazioni reciproche tra i nostri due paesi. Qui vorrei sottolineare come la figura di Leonardo, che è l'oggetto di riferimento di questi dialoghi che abbiamo l'onore oggi di
di introdurre, di inaugurare, e forse molto rappresentativa del momento attuale. In che senso? Un umanista, un uomo del Rinascimento, un uomo che, come l'ambasciatore ha ricordato, è fortemente legato alla tecnologia e alle scienze. È l'uomo che controlla la tecnologia, questo è il punto sostanziale. L'ambizione umanistica dell'uomo di porsi lui al centro dell'universo e dei saperi. Ecco allora che quando noi parliamo di umanesimi, di tradizione umanistica, e lo sappiamo anche come l'umanesimo sia richiamato nel discorso pubblico, molto spesso anche da alcuni politici, perlomeno in Italia, no? C'è questa, anche nella formazione del recente governo, è stato richiamato proprio dal presidente Conte la volontà di un nuovo umanesimo. Credo che sia importante, nel compito nostro di storici, ricordare non solo cosa fu l'umanesimo, e detto in maniera molto, molto semplice e la più rapida possibile, è innanzitutto un valore etico, un valore morale che si ispira ai valori antichi della classicità, è un'attitudine forte a un'inquietudine verso la conoscenza, la ricerca potremmo dire, e dell'ambizione a uno stile di vita, anche a forti contenuti estetici. Ebbene, questo nuovo umanesimo che è invocato trova, secondo me, proprio in Leonardo una figura di riferimento, un archetipo possibile, perché nella crisi attuale delle nostre democrazie, si parla anche di crisi, giustamente, delle istituzioni europee, io credo che sia soprattutto la difficoltà delle classi dirigenti di riuscire a coniugare le due anime, quella umanistica e quella tecnologica. C'è in un certo qual modo adesso, proprio in questi ultimi anni, un predominio evidente, innanzitutto proprio nella formazione di questa nuova classe dirigente, che rispetto a quella del secondo Novecento, voglio solo ricordare Mitterrand, l'importanza centrale per un capo di Stato del ruolo della storia. Ecco, qualcosa di simile non si riscontra certamente nei nostri attuali statisti. Perché? Perché naturalmente in questo momento è forte una formazione, come sappiamo, di tipo economico e di tipo tecnologico. Ecco, io credo che proprio la figura di Leonardo ci possa insegnare che è l'uomo che deve dominare la tecnologia proprio in un momento in cui anche le trasformazioni sociali e politiche, le torsioni di cui siamo partecipi, sono proprio dovute al fatto che la tecnologia eccede molto spesso la capacità di tenere presente come lo sviluppo storico e l'esperienza sociale sia innanzitutto una grande esperienza di fronteggiare una complessità. Lo è sempre stata. Io credo che il pensiero umanistico rispetto a quello tecnologico ha questo forse di più, il dominio della complessità, la necessità di tenere insieme più cose tra loro diverse. E quando parliamo di Europa, in momenti di difficoltà come stiamo vivendo, anche di difficili rapporti interni tra i nostri popoli che cominciano un po' a far crescere i muri anziché costruire ponti, bisogna ribadire con forza nel nostro ruolo di insegnanti innanzitutto che l'Europa è l'unico nostro orizzonte possibile, assolutamente, è l'unico orizzonte possibile. La pace di fronte ai conflitti anche recenti, anche in corso, sono qualche cosa che gli storici hanno bisogno, devono sottolineare, hanno la necessità, a mio modo di vedere, di ribadire in occasioni non soltanto naturalmente di terza missione, ma proprio nella loro attività. E l'Europa è nata, questa nostra Europa, in questa chiave, e spesso lo dimentichiamo, il superamento dei conflitti.
non soltanto il riconoscimento delle diversità, ma la capacità di superare i conflitti. E poi, naturalmente, il benessere, che gli antichi chiamavano in un altro modo il bene comune, la tutela del bene comune, innanzitutto. Un grande valore di riconoscimento collettivo capace di distribuirsi nel corpo sociale. Come storico del Medioevo, io ho la fortuna di poter insegnare agli studenti del primo corso, quelli che si affacciano all'università dopo le scuole, che cosa sia l'Europa. Perché? Perché proprio nel Medioevo si pongono, come sappiamo bene tutti, le origini di questo nostro patrimonio di tradizioni e di civiltà. L'Europa di Carlo Magno, l'impero carolingio, l'Europa cristiana nei suoi rapporti con un'area più estesa di relazioni di civiltà mediterranea in primo luogo, ma non solo. E poi anche, non dimentichiamolo, che gli stati nei quali viviamo si sono formati nelle loro origini, i confini si sono un po' modificati, ma in definitiva sono quelli, gli stati d'Europa in cui noi viviamo si sono formati nella seconda metà del millennio medievale. Voglio ricordare in modo particolare la vera e propria costruzione di un'Europa slava, no? L'est europeo proprio si costruisce nel tardo Medioevo con una capacità da parte delle popolazioni europee e occidentali di insediarsi, di cristianizzare, di dare una civiltà. E ultimo aspetto importante, che riguarda soprattutto l'esperienza dei nostri più giovani attraverso le reti europee di circolazione degli studenti, pensiamo all'importanza strategica dell'Erasmus. Ora la nostra generazione non l'ha vissuto purtroppo, ma la grande fortuna dei giovani attuali è quella di potersi muovere in che cosa? Si muovono, attenzione, non nelle campagne, si muovono nelle città, cioè questa rete di città sono quasi tutte di origine nel loro ruolo attuale, nella stessa configurazione urbanistica, nel loro splendore artistico trovano le loro radici nel tardo Medioevo. Questa rete di città in cui si muovono i nostri giovani attraverso il low cost dei movimenti aerei e ferroviari, no? le reti Erasmus, rappresentano un tangibile segno di questa grande tradizione comune del nostro continente, della nostra civiltà, e gli storici hanno il compito, negli spazi che sono, adesso ci torneremo sicuramente sopra sul problema proprio anche degli ordinamenti didattici, dello spazio che viene riconosciuto alla storia nelle scuole, ecco, e sia importante assolutamente che si ribadisca una consapevolezza, una profondità in cui collocare la nostra esperienza quotidiana, il nostro vissuto quotidiano, la fortuna che abbiamo, basti pensare l'ambiente stesso in cui ci troviamo in questo momento, una città senza pari come quella che ci accoglie, sono proprio qualche cosa che spesso sviliamo dimenticandocene. E credo che sia importante ripartire proprio dalle scuole e dall'insegnamento, renderlo evidente. Sì, grazie. Sì, vorrei ritornare un po' sulla la questione sociale, la diffusione sociale del sapere in forma della democrazia del sapere. E come abbiamo una disciplina che perché c'è un'ultra specializzazione della ricerca, e vorrei sapere come si fa, come
possiamo integrare l'attualità della ricerca nell'insegnamento e per esempio possiamo prendere tre temi generali, anche sono nell'attualità la storia del genere, per esempio c'è una domanda sociale, la storia mondiale oppure l'articolazione fra la storia nazionale, la storia globale e per esempio l'integrazione della la storia ambientale che oggi il futuro, probabilmente il futuro, non so se il futuro, ma è uno dei futuri della disciplina. Vorrei sapere come voi... La questione importante per la storia andrebbe anche al di là della nostra disciplina, come le scienze, per esempio, riescono a rendere accettabili e soprattutto accessibili delle conoscenze ultra specializzate. Però vediamo che c'è una curiosità per le scienze, come c'è una curiosità per la storia, e quindi io direi, per rispondere alla tua domanda, chiediamoci se questa curiosità esiste veramente e quali sono i suoi bersagli. Cosa, e non solo quali sono le tematiche vogliamo assolutamente trasmettere dalla ricerca, anche se le due cose sono importantissime, ma sono due meccanismi diversi. Il primo meccanismo è dirsi: c'è una grande ricerca storiografica che certo tiene conto dell'attualità, ma che spero è anche autonoma, questa ricerca. Speriamo, anche se andrà all'incontro della domanda sociale, certamente, però ai suoi meccanismi autonomi. Quindi questa ricerca dobbiamo renderla accessibile, questo è chiaro. Faccio un unico esempio, quello che hai detto su il rapporto tra nazione e mondo, nazionalismo, internazionalismo, eccetera. Ma c'è molto tempo che noi sappiamo, per esempio, nella storia dell'Ottocento, che tutti i movimenti nazionali europei sono stati anche dei movimenti internazionali, che non c'era antinomia tra nazione e internazionalità, internazionalismo, pur cominciando dal Risorgimento. Risorgimento è il movimento, dico delle banalità soprattutto qui interno, ma il Risorgimento è il movimento di peregrinazione degli uomini, delle idee più spettacolare che ci sia nell'Euro-Mediterraneo e non solo nell'Euro-Mediterraneo. Quindi il rapporto tra nazione, quando si parla del nazionalismo, cioè, il rapporto tra nazione e internazionalismo è costitutivo della nascita dello Stato e dello Stato-Nazione italiano. Sappiamo bene che quelli che hanno fatto il Risorgimento hanno prima combattuto per l'Epanastasis greca, poi sono andati in Portogallo e poi sono anche venuti in Francia e viceversa. Quindi c'è questa... Perché dico questo? Perché dico la ricerca ha già individuato dei fenomeni che importano adesso all'attualità, il rapporto tra nazione e nazione, e quindi si tratta di sapere come, senza fare della storia una serva, si tratta di sapere come usare questi contenuti. Poi l'altro modo è di dire cosa interessa ai giovani, per esempio, adesso. Anche questo è importante di saperlo. Infatti
le cose che possono interessare prima di tutto sono certo quelli che sono nella mediatizzazione, e a noi compete, a noi c'è, tocca il fatto di dare un livello di oggettivazione, di scientificità sufficiente a queste tematiche. Terza e ultima osservazione, non c'è solo l'attualità che, o la mediatizzazione che hanno un'influenza sulla pratica disciplinare, c'è anche il contrario. Il migliore esempio è in Francia, ma non solo in Francia, l'invenzione storiografica dei luoghi della memoria, Les lieux de mémoire de Pierre Nora, pubblicato dall'inizio degli anni, la metà degli anni 80, 84 mi pare, fino al 92, questa affresco che conosciamo bene. Les lieux de mémoire, un'impresa storiografica anche nata da un seminario, a ricordo di Hautes Études, che faceva un non esperto di queste cose, ma che si è interessato a questo. Les lieux de mémoire hanno avuto un'influenza sul campo pubblico, sulla sfera pubblica, sul lessico. L'espressione, il sintagma lieu de mémoire ha fatto anche il suo ingresso nel dizionario, quindi come espressione figée, quindi è diventato anche all'origine di un'altra espressione che però non è un'espressione sempre con effetti positivi, che è quella del devoir de mémoire, che è veramente catastrofica per la pratica storiografica e per la didattica. Ma quello che volevo dire è che non c'è solo lo sai bene intanto, ma non c'è solo questo senso, c'è anche da interrogarsi su l'influenza che possa avere la nostra disciplina, perché parliamo della nostra disciplina, il nostro discorso disciplinare, quando diventa mediatico, e l'influenza anche sulla sfera pubblica e politica. Il lieu de mémoire, non conosco nessun statista o un politico che non abbia usato tre volte in un discorso l'espressione in questi anni, ma anche adesso, dei luoghi dei lieux de mémoire. E i lieux de mémoire hanno anche avuto un'influenza sulla didattica e sui programmi. Perché dopo 1985-86 i nuovi programmi introducono la nozione di luoghi de mémoire. Siamo proprio in una sfera, cioè invenzione storiografica, ingresso sulla sfera pubblica e ritorno al campo della didattica. Quindi può essere anche un circolo virtuoso questo, e non solo un legame di dipendenza, mi pare. E forse in Italia dobbiamo avere questi... Assolutamente, mi ritrovo in quello che hai appena richiamato. La storia di genere, la storia dell'ambiente, la storia mondiale che ha posto il nostro coordinatore come tre questioni, sono tra le tre questioni di maggiore rilievo in questi ultimi anni, in questi ultimissimi decenni dell'innovazione da parte degli storici, e corrispondono, tu avevi richiamato prima Croce, sono proprio la testimonianza di come la storia sia sempre contemporanea, vale a dire lo storico risponde sempre alle domande del suo presente, e allora sono questi i diritti individuali, i diritti non soltanto della donna, ma insomma della costruzione di genere, da un lato, i problemi ambientali crescenti, evidentissimi in questi anni, che ci preoccupano in modo crescente, e la mondializzazione. Per storia mondiale intendiamo soprattutto il superamento dell'approccio eurocentrico, il fatto che la nostra tradizione delle discipline storiche in Italia e in Francia è occidentale, è fondato, io stesso prima parlavo di storia d'Europa, su una
periodizzazione che corrisponde anche alle sezioni qui dell'école française, cioè la storia antica, greca, romana, la storia medievale e la storia moderna e contemporanea. Ecco, la globalizzazione di questi ultimi 25 anni nel mondo mostra, ha svelato con estrema evidenza attraverso il movimento delle idee, delle persone, l'incontro, lo scontro, i conflitti tra le culture e le religioni, ha mostrato come anche per noi storici in Occidente si è giunta una grande sfida, che è quella proprio di riposizionare il punto di vista, di avanzare nella ricerca su questi terreni e fare quella triangolazione che richiamava prima Pecù, cioè questo diventa un discorso pubblico e il discorso pubblico diventa un obiettivo della riforma scolastica, dell'insegnamento, c'è una circolazione e credo che questi tre temi siano, insieme ad altri, assolutamente quelli che andranno esplorati nel futuro. Questo rappresenta una grossa sfida per gli storici, devo dire, perlomeno per quelli che conosco meglio, cioè per gli storici italiani, sono tematiche, la storia di genere per fortuna già da alcuni anni ha una sua, soprattutto declinata come storia delle donne, ha una sua tradizione, ma le altre due meno, La storia ambientale ha una varietà di punti di partenza che stanno confluendo, che possono essere la storia agraria, la storia del paesaggio, lo stesso contributo che ci danno i geografi e gli urbanisti, ma la declinazione più urgente è quella proprio della problematica ambientale, del mutamento del clima. Mentre la storia mondiale ha fatto capolino, bisogna dire, nel nostro paese proprio negli ultimissimi anni. Un punto di riferimento importante è la storia mondiale della Francia, che è stata pubblicata pochi anni fa, curata e diretta da Patrick Boucheron, e poi il nostro collega Giardina ha fatto un'operazione analoga in Italia per la storia mondiale italiana. Sono dei primi esempi di come il punto sia necessario per lo storico superare il punto di vista eurocentrico e tradurre questo anche in programmi scolastici. Io credo che soprattutto i temi, gli argomenti, il genere, l'ambiente, il clima, il mondo, la nazione, l'identità, possano essere per le scuole un obiettivo importante della riforma dei contenuti. Una questione, non so se avremo il tempo per svilupparla, con la quale abbiamo a che fare come insegnanti di storia, anche all'università, ma soprattutto immagino che i colleghi e le colleghe che sono qui presenti, insegnanti nelle scuole, abbiano ben migliore consapevolezza di me del problema, è la difficoltà di mettere insieme una narrazione che attraversi cronologicamente il tempo, attraverso eventi e trasformazioni, e invece tematiche intorno alle quali riflettere sul mutamento nel tempo di questioni appunto come l'ambiente o le relazioni tra civiltà. Ecco, sono anche questi importanti sfide e obiettivi che come storici dobbiamo assolutamente avere presenti e affrontare in questi nostri anni di profonda trasformazione. Vorrei chiudere o concludere questo dibattito per fare una domanda sulle usi pubblici della storia e fra Francia e Italia, e anche per vedere la dimensione europea. Penso che è una sfida per noi di affrontare le questioni vive, diciamo, dell'Europa, della storia europea oggi. Non sono i principali temi
unificanti, ma anche le punti critici, i conflitti, i problemi di immigrazione, i problemi di identità religiose, tutte questioni che sono questioni vive, non solo nell'attualità, ma sull'agenda delle storiche e chi sono qui e chi allora vorrei avere sull'uso pubblico della storia se prendiamo le mosse da un uso pubblico positivo, diciamo, poi possiamo discutere, ma e incontriamo il grosso problema della commemorazione o della celebrazione. Sappiamo bene che odiamo tutti usare celebrazione nel lessico universitario, però sappiamo bene che le commemorazioni, i grandi eventi, che sono anche loro oggetti di storia, possono produrre un uso pubblico della storia che ci permette di incontrare la pubblicizzazione della ricerca, didattica e il famoso uso civico, formazione dei cittadini. Non dico che funzioni sempre così, però può funzionare così. Se prendiamo il bicentenario della Rivoluzione francese, come il primo centenario, tra l'altro nel 1889, il bicentenario della Rivoluzione francese, pur essendo un grande evento politico, uso pubblico della storia, è stato un grande evento scientifico, storiografico, un evento all'origine di produzione di fonti, o almeno di studi di fonti, di pubblicazione di fonti, per il bicentenario, ma è stato anche vero nel tutti i saggi della Revue Historique dopo il primo centenario, quindi un evento perché non solo perché gli storici vogliono approfittare, ma perché c'è un ambiente, un clima del denaro pubblico, finanziamento delle grandi opere. Voi in Italia che siete abituati a questi monumenti di erudizioni che sono le opere nazionali. Io non conosco un altro paese, non lo dico solo perché sono in Italia che mi interessa l'Italia, ma non conosco un altro paese che abbia questa tradizione di erudizione filologica e che se ne dia i mezzi, non so come, ma che se ne dia i mezzi approfittando proprio delle celebrazioni, le opere nazionali, quello che gli storici chiamano i monumenti di carta, cioè l'epistolario cavuriano, quindi, e tutto questo nasce sempre di un uso pubblico della storia e di un uso commemorativo, l'anno mazziniano, Garibaldi, e le corrispondenze, i carteggi, tutto. Quindi voglio semplicemente dire, attenti, non sospettare che l'uso, ma so che non era la tua domanda, che l'uso pubblico della storia sia antiscientifico. Molto spesso ci aiuta. Poi ci permette di chiarire certi dibattiti e soprattutto di vedere il problema dei revisionismi, dei grandi revisionismi. Abbiamo visto per il 150esimo anniversario dell'unità qui almeno tutte le pubblicazioni di revisionismo storiografico meridionale o no, o qual che sia, la commemorazione ha permesso a questi volumi di essere pubblicati, di essere letti e a tutti di vedere che erano cattivi, che non reggevano, insomma. Lo dico in un modo schematico, ma voglio dire, ti permette di vedere il buono e poi ha anche un'attività, ha anche delle conseguenze didattiche
molto, cioè nelle scuole. L'abbiamo visto per il primo centenario della prima guerra mondiale in Francia. L'anno scorso la missione del centenario della prima guerra per il 2018 ha dato, penso, 2.600 progetti labellisé, quindi ha incoraggiato questo. E la missione della prima guerra, ci sono storici, non ci sono solo politici, quindi è un modo di collegare meglio, mi pare. Forse non dovremmo avere sempre bisogno di queste commemorazioni, ma l'uso pubblico positivo legato alle commemorazioni che mostrano che non basta il dover di memoria, che ci vuole il lavoro di memoria e il lavoro di storia, come dicono Proust e Ricoeur, insomma. E quindi questo per me è molto, molto importante. Confesso che non vedo in un modo negativo, ironico, le celebrazioni. Celebrazioni sono un evento politico, va bene, ognuno ne fa quello che vuole, ma possono anche essere un punto di partenza scientifico, didattico e mediatico che ci permette di fare i conti veramente con... non con la nostra storia, ma anche con molte, molte tematiche importanti. Ora do il microfono, ma quando avete parlato della storia mondiale dell'Italia, l'Italia, la storiografia italiana, prendendo l'ibridazione francese di l'histoire mondiale de la France, come nel passato la storia francese aveva preso delle categorie italiane, ma la storiografia italiana ha anche fatto un passo di più pubblicando l'anno scorso, l'avete visto, una storia mondiale della Sicilia, vi ricordate, dalla terza nel 2000. Quindi cosa significa questo? Significa che questa storia globale, mondiale, è Barone che l'ha diretta questa storia dalla terza nel 2018, qualche mese fa, l'ho appena presa e vista. Cosa significa? Significa che il concetto di superare la nazione, certo, ma di dare un'altra forza anche a delle entità territoriali, dando una specie di universalità. Noi adesso non abbiamo ancora scritto la storia mondiale della Provenza. Sull'uso pubblico della storia, rapidamente, perché dobbiamo anche concludere, io penso che sia un dovere da parte degli storici, soprattutto nelle occasioni di terza missione, di divulgazione, di formazione permanente, sottolineare l'esperienza storica di alcune questioni che in questo momento rappresentano nel discorso pubblico una problematica, e il riferimento che faceva il nostro coordinatore alle migrazioni, alle identità religiose, ai conflitti, sono evidenti aspetti che gli storici hanno il dovere di affrontare. Per esempio, sul tema delle migrazioni non dovremmo perdere di vista quello che ci insegnano i demografi. Cosa ci dicono i demografi? Che l'essere umano, l'animale uomo, è da sempre un migrante del pianeta. Dovremmo partire da qui e essere capaci poi, naturalmente, nelle scuole e in tutti i luoghi di educazione, di formazione e di confronto pubblico, ribadirlo. Lo stesso Medioevo che tanto ci appassiona nasce per straordinarie migrazioni dovute a giganteschi mutamenti climatici che spostarono immense popolazioni dall'Asia verso il bacino del Mediterraneo. Sono banalissimi esempi di come si può e si deve fare un uso pubblico della storia. Una questione a cui tengo e che vorrei inserire in questa nostra
conversazione di questa sera è la questione delle identità religiose. Questo è un enorme problema per i giovani europei, perché la secolarizzazione di questi decenni, in modo particolare in Italia, un paese che a differenza della Francia ha un legame più profondo, più connesso con la Chiesa, ecco, è una questione, è un problema che gli insegnanti nelle scuole e nelle università hanno il dovere di affrontare. Perché? Perché la secolarizzazione ha reso, a mio modo di vedere, più deboli i nostri giovani rispetto a altri loro coetanei di altre aree e di altre identità religiose. Io constato purtroppo drammaticamente come ad apertura dell'insegnamento di base di storia medievale il percorso di formazione dei giovani abbia proprio perso di vista la dimensione religiosa, anche banalmente la differenza tra la fede e la religione, banalmente che le tre grandi nostre religioni monoteistiche sono fortemente tra di loro legate, tanto da aver dato vita ai conflitti che sappiamo, ma leggo lo stupore negli occhi di moltissimi giovani apprendere che Gesù era un ebreo, per esempio, che non tutti i cristiani sono cattolici, che quella islamica è l'ultima rivelazione della stessa figura monoteistica. Ecco, sono questioni gigantesche queste. C'è qualche cosa che si è rotto, evidentemente, nella nostra società. E quando aumentano le frequentazioni in Europa e si aprono le moschee e si chiudono le chiese e meno si frequentano le chiese, questo pone un problema nel nostro futuro, nella nostra identità. E non dobbiamo andarci disarmati, dobbiamo andarci con degli strumenti interpretativi e concettuali, e sono gli storici innanzitutto a dover intervenire su questo piano. Quindi assolutamente l'uso pubblico della storia può essere positivo anche su questioni molto delicate come questa. Un altro tema potrebbe essere quello del conflitto, della guerra. Non bisogna avere una visione irenica della storia. La storia purtroppo è fatta di conflitti. I conflitti sorgono innanzitutto sulle risorse e anche sui capitali simbolici che le risorse portano con sé. E bisogna anche questo, purtroppo dobbiamo fare la storia delle guerre proprio per cercare di dare alla formazione. In Italia l'insegnamento è quello di educazione civica, che io l'ho fatta nelle scuole, poi è scomparsa, adesso sembra finalmente riaffacciarsi e confermo che anche in Italia è lo storico che è chiamato a impegnarsi in questo. Quindi ancora di più è evidente l'uso pubblico e la responsabilità pubblica nostra, dei noi storici di professione. Je me permets simplement, après que Monsieur l'ambassadeur l'a généreusement évoqué, je me permets de mentionner la nostra stagione accademica franco-italiana delle arti e della cultura che abbiamo inaugurata a Parigi dopo l'incontro dei due presidenti a Chambord e a Amboise. La saison accademique franco-italienne des arts et de la culture, che si chiama SAFIAC, si svolgerà tra l'Académie de Paris, l'Académie d'Orléans-Tours et allievi, studenti di Roma, speriamo, di Firenze, di Napoli e di Venezia.
su progetti didattici, mobilità e progetti didattici fin dai licei, con l'appoggio, col patrocinio, sotto il patrocinio dell'ambasciata di Francia qui e dell'ambasciata d'Italia a Parigi. Quindi spero che avremo modo di fare altre iniziative in questo ciclo. C'è qui in prima fila il direttore della SAFIAC, che è qui, della nostra Accademia, e che entrerà in contatto con molti di voi. E noi avremo l'ambizione, dopo aver visto il magnifico programma dei dialoghi di Palais Farnèse, di un giorno fare con l'ambasciato, col consigliere culturale che ce l'ha anche proposto, un dialogo comune nell'ambito della SAFIA. Se mi permetto di dirlo, monsieur l'ambassadeur, è perché so che è un'ambizione comune, e quindi veramente speriamo di anche rivederci intorno a questa iniziativa che riguarda prima di tutto i giovani, quindi il rapporto tra ricerca e insegnamento. E ora ridò, ringraziandolo ancora, la parola al nostro Sì, grazie. Allora, abbiamo un po' di tempo ancora, e faccio una domanda, l'ultima domanda, e poi possiamo prendere domande della sala. Allora, vorrei sapere, per finire, come storico della scienza vedo un movimento, o diciamo un ritorno di una storia che non è una storia fatta per storici, ma una storia naturale, per esempio, una storia profonda, deep history, so che possiamo vedere ovunque, Homo sapiens, tutti i libri sulla... E vorrei sapere come, qual è vostra opinione sulla tensione fra questa tendenza e il contesto delle discipline umaniche. Prego. Va bene, grazie. Quindi cerco di essere breve. Che la storia di certe discipline sia fatta da quelli che praticano queste discipline è una cosa vecchia. Storia della non è veramente la risposta alla tua domanda, però storia della medicina fatta dai medici, storia della diplomazia fatta dai diplomatici, storia quindi c'è solo che noi o gli storici poi dopo non fanno la differenza di mestiere iniziale. Quando uno fa bene la storia, che sia stato medico prima, abbiamo tanti esempi tra l'altro di storie, quindi questo è già c'è un capitale iniziale di investimento per certe discipline che è necessario di avere in quanto professionista. Questo per fare la storia della matematica, non so se sia sempre vero, ma è meglio cominciare studiando la matematica. Dico queste cose anche se non sono sicuro che tutti siano d'accordo. Poi dopo è meglio finire essendo un storico, un vero storico, e non un matematico per fare la storia della matematica. Quindi questa è una cosa. La seconda parte della tua domanda è come la storia si può... riconciliare con le umanità. La storia è al centro delle umanità, questo è chiaro, ma
nella nostra società, visto la forse la marginalizzazione des humanités, pare che il modo di essere più legato al mondo attuale per la storia sia di allontanarsi delle umanità per essere più vicino alla geopolitica, a delle discipline. Però nella pratica, nella formazione, io credo veramente che qualche sia la pratica della storia, storia scientifica, storia della geopolitica, storia economica, eccetera, per dire una cosa superficiale, la storia è sempre una disciplina cardinale des humanités, delle umanità. Dopo dobbiamo sapere cosa siano le umanità, rinviare forse anche al libro di un letterato, non uno storico, ma un grande letterato e filosofo italiano, calabrese, Nuccio Ordine, che ha scritto sul Rinascimento e poi che ha fatto questi piccoli libri eccezionali, l'utilità dell'inutile, tutte queste cose, che ci ricorda forse che le umanità possono produrre dei saperi che poi dopo sono riusati, anche se inizialmente parevano o sembravano gratuiti. Ecco, non so se è una risposta alla tua. La mia risposta unica sarebbe: non c'è un binomio del terzo escluso, la storia è al centro delle umanità e, perché questa era anche la tua risposta, dell'umanesimo europeo, perché ci permette di conciliare la diversità e l'unità e di non essere più prigioniere del discorso dell'unità culturale. Sì, in questi dialoghi italo-francesi io credo che sia importante, sono proprio l'esempio, sono convinto dell'importanza dell'esempio della storiografia francese, cioè questa grande capacità del secolo scorso e anche tuttora della storiografia francese di aprirsi al dialogo con le altre discipline senza alcun timore. La grande forza proprio di alcune scuole della storiografia francese possono essere di contemporanea attualità proprio nell'affrontare questo dialogo anche con discipline come chiamiamo noi dure o le scienze, no? La deep history, le neuroscienze sono forse tra i territori più affascinanti e avanzati di un possibile dialogo. Io credo che debba essere fatto con fiducia, proprio come ci ha insegnato la grande storiografia francese, questa capacità di contaminarsi e di rimanere al centro, no? Pensiamo a come lo ribadiva in continuazione Fernand Braudel, che la storia è la regina che ricompone tutti i saperi, non soltanto umanistici. E in tema di rinascimento e di umanesimo dal quale siamo partito è proprio il Leonardo come uomo che domina la tecnologia, che vuole conoscere il mondo per poterlo controllare, dominare. E io credo che questa sia lo scopo che dobbiamo darci. Poi, se avessimo il tempo, ma la butto lì come un sassolino finale, naturalmente il destino della storia, degli storici e dell'insegnare la storia nelle scuole dipende dalle scelte della politica, del legislatore, molto, molto semplicemente. Le riforme degli ordinamenti, le ore soprattutto dedicate nelle scuole alla storia. In Italia abbiamo proprio avuto questo caso clamoroso di cancellazione nella prova finale di maturità da quest'anno del tema di storia, gravissimo. Sono degli attentati evidenti. Nella crisi economica dell'Occidente in questi ultimi anni ci sono paesi
europei come la Francia, la Germania, che hanno investito moltissimo per reazione nella ricerca, nella formazione, nell'insegnamento. Altri come l'Italia invece hanno tagliato, e questo è purtroppo non riguarda soltanto alla storia naturalmente, ma è proprio il punto di partenza ineludibile. Se vogliamo difendere il sapere nella sua versione disciplinare, bisogna che il discorso pubblico, la terza missione, arrivi a convincere il legislatore e i governanti a investire il nuovo ministro dell'istruzione e della ricerca italiano ha enunciato pubblicamente la necessità di investire addirittura 3 miliardi, 2 nella scuola e 1 nell'università. Non ci sono probabilmente le risorse per farlo, però è un segnale importante che io credo vada assolutamente accolto e sostenuto. Scusate, prima di dare la parola a Stefan, abbiamo il tempo per 2 brevi domande, non di più, perché stiamo quasi alla fine. Dunque, Stefan, ti lascio. Ho studiato storia alle superiori e la storia che ho studiato ha riguardato soprattutto le conquiste, le guerre, la storia del fascismo, quello che normalmente si studia a scuola. Stasera vengo a sapere che esiste anche la storia della matematica, la storia della medicina, la storia dell'architettura, eccetera. Ecco, vorrei chiedere come si fa a insegnare tutti questi tipi di storie agli studenti, e dal discorso che ho sentito qua fatto da voi a diffondere queste conoscenze, la storia, anche al pubblico, a quelli che non hanno né il tempo né l'opportunità di imparare a scuola questa storia, perché oltretutto credo che imparare la storia della medicina, dell'architettura o di altre discipline a scuola non credo che sia una cosa semplice, anche in termini di disponibilità, di tempo degli studenti che vanno a scuola, che vanno all'università. Ecco. Grazie. Parlava della rivoluzione francese e quindi gli storici la insegnano in Francia oggettivamente, perché c'è anche la storia della ghigliottina di Napoleone, della eliminazione della Presse Libre, quindi questo mi interessa se veramente è così. E poi l'altra cosa, si parla del progetto della storia comune europea, e quindi come questo potrebbe procedere, perché c'è una visione da parte della Germania, l'altra dell'Italia e dagli storici francesi, poi quindi si può veramente arrivare alla verità oppure qualcosa del genere, alla visione comune della storia europea. La ringrazio della domanda, che è una domanda molto, molto complessa, molto, alla quale è difficile rispondere con una ricetta semplice, naturalmente. Però anch'io, quando ho fatto storia nelle scuole, ho fatto una storia come l'ha fatta lei, cioè una storia di politica, di relazioni, di guerre, di regnanti, eccetera. Però poi ho avuto la fortuna all'università di avere grandi maestri capaci di allargare, e anche la forte influenza, come dicevo prima, di una storiografia francese capace di allargare
e tematizzare in un dialogo più ampio tra le diverse discipline. Come si fa? Anche questa è una sfida che lo storico di professione deve essere capace, attraverso anche i manuali, no? Di utilizzare da un lato una chiarezza metodologica di impianto, cioè le questioni, lei dice giustamente, storia della medicina, bisogna avere delle capacità di tradurre, non occorre essere dei medici, lo storico è uno storico generico in definitiva, no? Il nostro mestiere è quello di occuparci tendenzialmente di tutta l'esperienza umana nel passato, quindi è una grossa sfida. Significa afferrare, come abbiamo fatto per tanti altri aspetti, quelli che sono i nuclei fondamentali, e soprattutto saperli tradurre in un linguaggio che non deve essere semplice, un linguaggio che deve essere chiaro, è un'altra cosa, cioè che sappia gestire la complessità delle questioni, però essere molto chiaro, dire questo, questo, quest'altro è un percorso possibile di analisi. Credo che questa sia l'unica risposta, pur breve, che le posso dare. Ancora più breve, sulla storia dell'Europa. Noi sappiamo che editorialmente, anche se qui c'è un editore di una storia dell'Europa, sappiamo in Francia che editorialmente un progetto su storia dell'Europa fallisce. E tutti gli editori ce lo dicono. Basta mettere storia dell'Europa, è strano perché ne abbiamo bisogno, ma è così. Tu non dici il contrario. Il tuo sarà diverso, il nostro. No? Insomma, però è vero. Quindi perché? Perché forse il bisogno è di tante storie di problematiche, che sono storie di paesi europei, di problematiche europee. Queste sono importanti, ma questo significa che per adesso non c'è, a parte un'enciclopedia o un dizionario, come avete fatto, non c'è il bisogno risentito di una storia globale dell'Europa, perché pensare un continente è una specificità strana. Siamo gli unici a pensare per continente. Non c'è una... a parte un po' di americani, ma che pensano il continente, dimezzato, ma il progetto, la categoria di storia continentale appartiene solo all'Europa. In Asia non si pensa, un chinois non vuole scrivere una storia della Cina, centro dell'Asia. No, veramente, questo lo diceva uno storico, non l'ho inventato questo, Anthony Pagden, me lo ricordo molto bene di questo. Quindi significa che noi abbiamo questa specificità culturale, certo, ma non siamo vicini a passare il passo per fare un manuale di storia dell'Europa, perché non sappiamo proprio cosa vogliamo mettere per fare adeguare un territorio geografico, un territorio politico più ristretto e un compendium di civilizzazione ancora, che è legato all'Occidente. Quindi ci sono queste tre cose. Se vogliamo fare la storia dell'Europa, di che storia dell'Europa, che storia dell'Europa vogliamo? La storia della civiltà europea, che è la storia di tutto l'Occidente, la storia dell'Unione europea, che è la storia politica che può essere imparata su un manuale di scuola, o la storia della geografia, pur sapendo che i confini geografici dell'Europa hanno variato fin dall'Ottocento e dall'Impero Ottomano fino a oggi. Quindi penso che noi abbiamo questa specificità di voler pensarci come continente, ma non sappiamo di che continente dobbiamo fare una storia che possa essere usata pubblicamente o politicamente. Per fare la transizione, la
la cena abbiamo un articolo sulla pizza, eh? Nell'Enciclopedia dell'Europa.